Ciao amici di Goriccia TV, eccoci qua con un nuovo appuntamento, la fiaccola centenaria 1915, oggi 24/5/2015, 100 anni, fa tappa a Gorizia. Praticamente ecco la banda della Pozzuolo, ascoltiamo la musica prima di tutto. Bene, adesso andiamo, c'è una persona che mi fotografa e adesso andiamo a intervistare Igor. Grazie Giovanotto, come sta? Tutto a posto? Benissimo, abbiamo appena fatto Faccia alle Storie. Ah sì, bene, senti una cosa invece, ma eri anche tu al corteo? No, io Quale? Era quello di sinistra o teatro... quello di destra? No, io eri? Teatro Verdi perché conducevo. Ah, tu di centro sì, proprio? conducevo Esci dal tuo avatar con 12 ragazzi. Abbiamo fatto dalle 19 alle 20, peccato non sia venuto. Ma sai cos'è? È che voi oggi quest'anno avete un rebus per questa storia. L'altro giorno ho cercato di fare l'inaugurazione. Volevamo così. Ci hanno messo più di un'ora e mezza per entrare al teatro. Tempo, ci vuole tempo. Ci vuole Senti, tempo. Allora cosa puoi dire di queste due, la manifestazione sia di destra che di sinistra? Non hai visto niente? Non puoi dire niente? Non ho visto niente, quindi ero al teatro a preparare i ragazzi, a preparare lo spettacolo, è andato benissimo. Benissimo. Quindi chi è stato fuori, mi dispiace per loro, potranno venire a divertirsi all'interno. Ciao. Vabbè, ciao. Bene, salutiamo Igor, salutiamo questa bella mamma con il suo piccolino, salutiamo. Bene, allora devo dire che la fiaccola centenaria è partita dal sud e ha fatto tutte le città, difatti era a Pordenone, Udine, Gorizia e chiudeva a Trieste. Sentiamo la musica, questa bella bambina con la bandiera. Salutiamo questa bella bambina con la sua bandierina. Praticamente adesso andremo a intervistare il generale Domenico Pace, comandante della brigata Pozzuolo. Io ho detto, un po' strano se il generale va a fare la tappa fino, no, comunque ha detto che va fino a 73, ma comunque mi pareva strano. Comunque salutiamo anche la detto stampa, comunque l'ho visto ben proporzionato. Salutiamo questo gioiello, c'è anche i gioielli biondi ogni tanto, andiamo, eccolo, ben proporzionato, andiamo a sentire il generale. Anche lui fa, anche il nostro sindaco farà la staffetta, eh? Insieme. Però io ho chiesto, ho detto, chi è? È il generale di ieri che l'ho intervistato, ho detto, com'è possibile che va a correre? Di solito manda i suoi soldati lei, o no? No, i comandanti sempre davanti ai propri uomini. In prima linea proprio. I comandanti insieme ai propri uomini, ci mancherebbe altro. Senta, allora lei è pronto per questa staffetta? Assolutamente sì. Fino a dove va? Purtroppo un tratto abbastanza breve, mi fermerò a Sant'Andrea, perché poi abbiamo altri impegni nel territorio di Goriziano, abbiamo la Presidenza della Repubblica che viene e quindi devo limitarmi ad un pezzo piuttosto breve, bene, ma simbolico, importante. Senta, allora comunque in bocca al lupo per il suo passaggio e andiamo dal nostro sindaco che farà anche lui la staffetta. Assolutamente. Allora, signor sindaco? Io non faccio la staffetta, è solo l'idea di arrivare di corsa fino a Sant'Andrea mi fa sudare. Detto questo, credo che il comandante ha un'altra età, un'altra preparazione fisica e quindi per lui sarà uno scherzo, per me sarebbe come scalare l'Everest a mani nude. Bene, comunque cosa diciamo allora in conclusione di questa... Diciamo che conclusione che Gorizia, nonostante tutti i gufi che ci sono stati,
ha vissuto delle giornate bellissime e anche la giornata di ieri tutto sommato ha dimostrato che la città è viva, che la città è ancora attraente, non è successo assolutamente nessun incidente e siamo veramente felici. Ecco, signor Sindaco, io ho fatto ieri servizio sia a destra che a sinistra e ho scritto complimenti alle forze dell'ordine. Esatto. Dobbiamo dire che è stata veramente... Sì. Il signor Questore che aveva una grossa responsabilità anche perché era appena arrivato e ha dimostrato tutte le sue capacità professionali, di questo gli siamo grati. E vorrei fare anche un elogio anche alla polizia locale, perché viene trascurata in questa vicenda, ma ha prestato servizio tutto lungo il percorso e ha avuto una giornata faticosa anche per loro. Grazie mille, buon lavoro. Bene, salutiamo il sindaco, il generale, che adesso partirà e adesso arriverà la staffetta, penso che arriva da Pordenone, da Udine. Adesso eccolo qua che dà la mano, preparato, bene, eccoli qua, sta arrivando con la polizia municipale di Gorizia in testa, come ringraziava il sindaco, la polizia locale, questo è anche vero, ha ragione, e io ho fatto comunque i complimenti perché è stato veramente un bel servizio. Ed ecco qua, però era attaccato, io ho detto dov'è questo buddista, eccolo qua che arriva con la bandiera del centenario. Oggi 24 maggio l'Italia è entrata in guerra e io sono dell'idea, ecco che parte il generale, io sono dell'idea della sono entrati in guerra, una carneficina veramente tremenda, in quell'epoca i generali, gli ufficiali mandavano al martirio, una donna mi ha detto non è martirio perché non sono voluti loro, ma è una carneficina, va bene. Comunque ecco qua il generale, cerco di scortarlo almeno fino in Parco Rimembranza. Adesso alzerò il tiro, probabilmente sono in bicicletta, devo stare anche attento di non cadere, caro mio. Qua c'è il fermo, ecco qua i vigili urbani. Adesso proseguiamo il discorso. Comunque, come diceva quella ragazza, quella signora Sara, grande combattente, ha detto non sono dei martiri, ma sono delle persone che sono state costrette ad andare a combattere perché non sapevano neanche per chi dovevano combattere, tutti i contadini non sapevano neanche leggere né scrivere, ecco, è stata veramente una carneficina, questo Cadorna, generale Cadorna che li mandava al macello le persone. Comunque niente, ricordiamo, ecco il generale, guardate che bene che va, movimento veramente speciale. Comunque oggi i generali di oggi vanno prima loro in battaglia, dopo vai i soldati, vi è cambiato il giro, non c'è mica come una volta che li mandavano lì a morire, invece no, prima va, avete visto il generale che porta la bandiera, il pedofero praticamente porta al compimento la cosa, poteva mandare un giovane al limite, no, invece è partito lui, bello spirito, bel combattente, diciamo. E sono cambiati i tempi, naturalmente non sono i generali di una volta. Bene, adesso cerchiamo di andare, di avvicinarsi, di fare un bel saluto da questo generale Domenico Pace, comandante della brigata Pozzuolo di Gorizia. Io ho filmato tantissimi generali, anche quel famoso di Conegliano, chissà che carriera avrà fatto questo generale, e anche questo famoso quando che organizzavano l'Ippica all'aeroporto, era una cosa veramente fenomenale, ecco, questa è una bella cosa. Adesso niente, cerchiamo di affiancarci e di fare il saluto, lo salutiamo perché deve correre fino a Sant'Andrea e dopo noi chiuderemo con il Parco della Rimembranza. Ecco qua. Signor generale, la salutiamo, buona passeggiata allora intanto. Grazie. Ci vediamo alle prossime. Salve. Bene, lo salutiamo, okay. Questo grande personaggio, un grande generale veramente, perché poteva mandare uno dei suoi addetti, invece è partito lui in prima linea. Questi sono i veri generali di oggi, non di ieri, di oggi. Bene, allora adesso noi vogliamo chiudere col Parco della Rimembranza, dove che anche Scalfaro... Cossiga, tantissimi presidenti sono venuti a depositare la corona per questi soldati, 1915-2015, 100 anni di questa guerra insulsa.